Secondo l'Istat, in Italia si registra un calo del 3,7% del potere d'acquisto delle famiglie nel quarto trimestre del 2022. A una crescita del reddito disponibile dei nuclei pari allo 0,8%, si è accompagnata una decisa crescita dei prezzi al consumo nello stesso trimestre. Cala la pressione fiscale al 50,5%, in riduzione di un punto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le buone notizie per gli italiani riguardano la bolletta del gas, meno 13,4%. Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente a San Raffaele di Milano. Avrebbe fatto una TAC e si troverebbe in attesa di ulteriori accertamenti. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era stato ricoverato nell'ospedale Lombardo la scorsa settimana per quelli che erano stati definiti controlli medici, dopo che alcune patologie pregresse erano tornate a farsi sentire. Russia e Stati Uniti sono entrati in una fase di conflitto caldo, ha detto il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha informato che i capi delle quattro regioni ucraine annesse dalla Russia parteciperanno oggi a una riunione del Consiglio di sicurezza russo presieduto da Vladimir Putin a Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Polonia su invito del presidente Duda. Ci saranno colloqui lunghi e ampi non solo sulla situazione della sicurezza, ma anche su sostegno economico e politico del paese. Sorpresa nelle cucine di 7 ospedali con escrementi di roditori, blatte, umidità, muffe e insetti. È quanto hanno scoperto i carabinieri dei NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, durante una serie di controlli nelle mense di varie strutture ospedaliere e sanitarie. È stata disposta la sospensione dell'attività e sequestro di 7 punti cucina, da Milano a Parma, Ragusa e Agrigento. Le ispezioni hanno riguardato 992 punti di preparazione pasti all'interno di altrettante strutture, sia pubbliche che private. 340 hanno presentato irregolarità, con 431 infrazioni penali e amministrative. Nuova avventura editoriale per Matteo Renzi, che diventa il direttore del Riformista. Dopo oltre 3 anni, il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione per passare dal 18 aprile a quella dell'Unità, testata storica salvata da Romeo Editore, che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l'hanno portata al fallimento. «Ho accettato una sfida affascinante. Per un anno sarò il direttore del Riformista», ha dichiarato il leader di Italia Viva. Alle 3.32 del 6 aprile 2009, una scossa di magnitudo 6.3 distrusse L'Aquila e 56 borghi, fece 309 vittime, oltre 1.500 feriti e 100.000 sfollati, con danni incalcolabili. Oggi la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa parteciperanno alla messa nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, nota come Anime Sante, il cui campanile da tempo ricostruito crollò in parte durante una diretta TV. In serata la fiaccolata promossa come sempre dal Comitato Familiari delle Vittime in collaborazione con il Comune. Donald Trump si è dichiarato non colpevole dei 34 capi d'accusa, inclusa la cospirazione, per i quali è comparso in tribunale a New York per l'udienza preliminare nell'ambito del processo sul caso Stormy Daniels. «Il mio unico crimine è stato difendere l'America. Nulla è stato fatto illegalmente. Questa indagine è una farsa», ha dichiarato il tycoon una volta tornato nella sua residenza a Mar-a-Lago in Florida, dove ha tenuto una conferenza stampa. «The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it». L'ex presidente, rilasciato senza restrizioni, è accusato non solo di avere pagato 130.000 euro all'ex pornostar Stormy Daniels per farla tacere, ma anche un'altra donna e un usciere. La nuova udienza si terrà il 4 dicembre. L'inizio del processo è previsto nel 2024. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà ancora in parte l'arrivo di aria freddina sull'Italia dai quadranti orientali, ma questo afflusso di aria fredda piano piano va attenuandosi, quindi situazione da quel punto di vista in lento graduale miglioramento, anche se a primo mattino le temperature resteranno basse. Come nuvolosità, ancora su parte del sud vedremo passare degli annuvolamenti legati a quella circolazione fredda, e poi il nord-ovest comincia a essere lambito da un po' di nuvole alte associate invece un flusso di corrente umida occidentale, ma senza grandi conseguenze. In effetti, se controlliamo le precipitazioni attese sull'Italia, troviamo qualcosina all'estremo sud ancora legato alla circolazione fredda, ma in gran parte del paese non sono segnalate precipitazioni significative. In effetti ci attendono giovedì, intanto con temperature che cominciano a riguadagnare qualche grado, anche se, come vi dicevo, al primo mattino farà ancora freddino. Per il resto non mancheranno ampie zone di sereno, qualche venatura a fine giornata si affaccia sulle regioni di nord-ovest e un po' di variabilità sull'estremo sud, in particolare su Puglia, Bassa Calabria e Sicilia Tirrenica. Per essere, ripeto, non mancheranno anche ampie zone di sereno, e per sapere poi come andranno la Pasqua e la Pasquetta nelle zone di vostro interesse consultate l'app di Trebi Meteo.